Pensavate che Squidward fosse l'unico a odiare SpongeBob? Anche Patrick, anzi Potrick, è pronto ad ucciderlo. Qua c'è il nostro pirata che ci introduce sul nuovo gioco horror a tema SpongeBob. Chi vi va sotto il mare? SpongeBob SquarePants! Dove siamo finiti adesso? Che è successo? Che è capitato? Stavamo lì tutti gaudenti! Stavamo gaudendo! E all'improvviso, in casa così, parla Potrick! Chi è Potrick? Il cugino dalla Russia di Patrick Stella! Questo è Potrick Falcellone. Questa non la possiamo lasciare. Questa la devo bippare sicuramente. Devo ricordarmi, Lion del futuro, ricordati, non puoi tenere quella bella battuta. Faceva ridere, ma non si può tenere, non si può sentire. Ah, che schifo che fai. E c'è anche questo sonoro, sentite, questo rumore di morte nelle orecchie, no? Come se qualcosa di terribile fosse già successo o stesse per capitare. Dobbiamo parlare con lui comunque. Io parlo con tutti, non è un problema. Però mi urta un po' queste forme, ecco, insomma, che ha. Sembra un uomo di 60 anni molto deluso dalla vita, che probabilmente ha fatto ricorso all'alcol, cosa che non dovrebbe fare, ovviamente, di cui ci dissociamo. Si vede dallo aspetto emaciato. Gli parlo. Oi? Ciao! Sì, ciao! Ciao, Patrick. Puoi aiutare a pulire la casa? Anzi, non puoi aiutare a pulire la casa. Puoi pulire la casa. Cioè, devo pulirgliela io. Ok. Ma io sono più stupido di lui, comunque, che accetto. Let's start with allora the inizia con la mia stanza al soggiorno. Let's set the cardboard to the storage room. Metti tutte le scatole di cartone nella stanza di deposito. Ma scusami, ma non ho capito. Ma io ero qui tutto per... Ma come... Oddio, oddio, oddio! Ma come mi guardi? Tutto rivoltato, che schifo. Non fissarmi. Non fissarmi. Guarda da un'altra parte, mostro. Io ero venuto qui per giocare con il mio amico SpongeBob SquarePants a cantare lì. Chi vive nel mare sotto una spugna, SpongeBob. E invece no, devo pulire casa di sto maniaco qui. Con questa musica poi orribile. E deve essere anche un po' rintronato, ragazzi, perché vive in una casa dove ha scritto il nome delle stanze sopra la stanza. Perché non se le ricorda. E quello è l'effetto del bere. Madonna, poi mi segue con questa testa scassata. Qui è brutto proprio, eh. Posso andare in giro per conto mio? Cacchio, mi sa di sì. Sentite, ho l'impressione che dovremmo andare in giro per conto nostro durante il gioco. Quindi al momento prendiamo le cose che ci ha chiesto. Ah, che schifo. Che schifo, guarda le riviste. Brutto maniaco. No, facciamo finta di niente, ragazzi, è meglio. Allora dobbiamo portarle nella storage room, che è da quella parte. Qua ci siamo infilati in un brutto affare, ragazzi. Era meglio se stavamo a casa nostra. Che cavolo è sto posto? Ah, che paura. Cos'è quello? Sembra è una statua, no? Non è una persona vera quella, è una statua. Vabbè, non è niente di preoccupante, no? Ma del resto, ma cosa volete che sia, no? Ah, una foto di una famiglia. Sicuramente li ha uccisi tutti, gli ha rubato la casa. Ah, che bello è Patrick, è un bell'uomo. Sì, sì, sto facendo io, eh. Ecco qui che adesso una scatola dopo l'altra. Porto tutto a posto io. Faccio il lavoro perché mi piace essere schiavizzato, yes. E non pagato, no. Non voglio neanche 5 euro di mancia. Lavoro duro e lo faccio per la panza. Sono scemo io più di lui, probabilmente. Vabbè, sto facendo finta che mi piace, capito? Così lui non mi uccide. Sì, è una tecnica. L'ho imparata nei servizi segreti. Quando ti rapiscono devi far finta di essere in gamba, capito? Devi fare come se tutto stesse andando bene, no? Così il rapitore si fiderà di te. E in quel modo tu, quando abbassa la guardia, potrai scappare. Altrimenti ti controllerà 24 ore su 24. Dobbiamo far finta di essere tranquilli, dalla sua parte, sì. Sì, sto portandole tutte, eh. Sì, una dopo l'altra. Con una canzone nel cuore, mi hai sentito prima, no, Potrick? Ah! Tua madre in barca a vela, che paura! Che c'hai? Che c'hai? Cosa c'è? Sto a fa il mestiere, che scatole sono, comunque? Non è che mi fai... Oh! Non mi farai che mi salti addosso se io vado a uscire, no!
Non facciamoli, questi scherzi. Io esco. Oh! Stai attento, Stai a te, stai molto in te, in guardia. Non mi fa passare. Ok, allora ci parlo. Did you finish clean? Hai finito di pulire? No! Sto spostando le scatole! No, ci sono altre scatole di cartone, tre. Bene! Allora, continua mentre io guardo la TV. Ok. Quando te lo dico, ti dico quando ho finito. Ok! Che miseria, ti pugnalerò quella panza lardellosa da stella marina. Smettila di guardarmi, brutto pazzo. Hai detto che guardavi la TV. Guarda la TV allora. Guarda la TV. Guarda Sanremo. Maledetto. Non mi guardare a me. Prendo le scatole. Devo sbrigarmi, ragazzi. Sicuramente quando faremo questo mestiere per lui, poi dopo ci farà tornare a casa. Sì, ci lascerà liberi. È ovvio. Non ha nessun interesse se moriamo in casa sua, no? Poi arriverà la polizia di Bikini Bottom, che già sono allarmati per il gioco di Squidward, no? Sinister Squidward, che abbiamo giocato la settimana scorsa. Ehi! Oh! Ma sei scemo! Ma sei scemo! Ma arrivi così e non mi uccidi! Allora adesso uccidimi! Adesso fammi il jumpscare e uccidimi! Forza! Dai! Sono qui! Cioè, fai tutto sto casino e poi non mi uccidi, allora mi fai venire un infarto! Ci parlo! Riesco a sentire l'odore delle tue scoregge da davanti! Ti puoi allontanare? Per favore! Cioè, mio Dio! Hai finito di pulire? Sì! Ho finito! Sì! Allora aspetta, arrivo subito! Vabbè, posso andare a casa mia, no? Ok. Ah no, questo sono io. Ok, c'è altro da fare in casa. No, stai zitto e aspetta qui. Si sta pure arrabbiando. E gli suona il telefono. Madonna, quanto è brutto sformato. Sembra... Mamma mia, un mostro. No! No, c'è uno al telefono, questo è Mr. Krabs, quello là, il Plankton! Bye, Mr. Krabs! No, era Mr. Krabs, scusate! Mi sa che gli ha chiesto di noi, eh! Ah! Oh! Cosa c'è? Oh! Ma perché ti devi mettere così vicino? Non stare così vicino! Go to your room and sleep. No, vai nella tua stanza e dormi! Ma non voglio andare... Mi vuoi consegnare a Mr. Krabs per diventare ingrediente del Krabby Patty? Perché fanno tutti questi giochi cursed su SpongeBob? È pieno! Stimola! Non posso. Bro. Mi hai rotto il gioco. Non posso andare nella mia stanza! Tu mi hai bloccato con la tua enorme panza! E io non posso muovermi! Ok, ho dovuto rifare il gioco dall'inizio, ma ci siamo di nuovo. Stupido Patrick con la sua panza. Non mi voleva far passare. Sì, vado nella mia stanza a dormire, sì. Se non è che posso andare dall'altra parte magari a controllare il resto della casa. No, perché lui mi controlla di brutto. Vabbè, tanto noi volevamo andare qui nella guest room prima. Stanza degli ospiti. Vabbè, tranquilli, no? Cioè, del resto ci siamo comportati bene, abbiamo fatto tutto quello che ci chiedeva. Per cui possiamo tranquillamente... Ah, qui non posso andare. Possiamo fidarci di lui. Sembra brutto da vedere, ma... In fondo ha un cuore, ha un cuore. Vado a dormire su questo bel letto di sabbia e argilla. Sì, è comodo. Si entra un po' nelle mutande quell'argillotta, ma a me piace. Sì, lo apprezzo. Che succede? Cos'è questo? Ah, una canzone. No! SpongeBob e Gary! SpongeBob, come ti sei emaciato? Sei ridotto una maschera. Madonna. No, no. Il povero Gary che suonava il suo piccolo kazoo. No, cos'è stato? Mi sono svegliato, era un incubo. Probabilmente solo un incubo. O forse no. Eh? Potrebbe essere che è vero. In questo caso SpongeBob e Patrick e Gary... Patrick è quello che fa schifo. Gary e SpongeBob hanno bisogno del nostro aiuto. Vai a parlare a SpongeBob. Oh no! Quindi non era un sogno. No, SpongeBob! Oh mio Dio, ci mancava solo questa. Il piccolissimo SpongeBob E dov'è il piccolissimo SpongeBob? E poi cosa vuol dire in forward your room? Forse di fronte alla tua stanza. Sì, deve essere così. Stavo andando a fare l'urina. Mi scappava un po' di pipì. Scusi, posso passare? Devo pipiare. Permesso? Cosa ci fai qui? La pipì scappava. Nulla. Digli la pipì. Non nulla. Nulla è sospetto.
Scemo! Non entrare qui! Perché c'è SpongeBob lì dentro, è vero! Ok! Cioè, qua non si sa chi è più stupido tra me e lui, comunque! Vai a pulire la cucina! Ancora! Ma perché mi hai preso? Eh? Maleducato! Povero SpongeBob, sta peggio di noi! Vado a pulire la cucina, comunque! E non ho altra scelta, ragazzi! Se ci comportiamo, se disobbediamo, questo qui in un istante ci stermina, quindi... Ah, che... Ve l'ho detto che qualcuno faceva delle cose ben peggiori di me con il povero SpongeBob! Questo si lava le ascelle! Questi sono pezzi di SpongeBob, secondo me. E dove li devo mettere? Nella vasca? Così? Secondo me sì, Me li sto mangiando... Ma me li mangio? No, no, li metto proprio nell'acqua. Li nascondo nell'acqua. È un mostro. È un mostro. Questo qui si mangia il povero SpongeBob a colazione. Lo fa a pezzetti. Magari ci sono altri SpongeBob e lui se li è già mangiati. E lo SpongeBob principale è il prossimo. Cos'altro c'ha? Diamo un'occhiata in giro. Magari riusciamo a capire. Sono delle alghe appese su tutte le pareti. Sembra una... sto facendo! Non stavo guardando niente, dai! Sto pulendo. Guarda, vedi? Tutti i pezzi sto togliendo... Di questa cosa qua c'è il pane, ah che bello, il pane, un po' di dividi il companatico che c'è un amico in più, mette un'inquietudine sto panzone maledetto che vi giuro mi sto cagando addosso perché ho paura del momento in cui mi farà il suo jumpscare e io so che ci sarà. Che c'è? Sto pulendo la cucina, mi sta a far girare. Poi mi fa arrabbiare perché mi si mette dietro e dice: oh, sbrigati a pulire la cucina. Sto facendo. Poi perché mi guarda. Oh. Ah! Violento! No! Oh mio Dio, che paura. SpongeBob, cosa ti hanno fatto? Cosa ti hanno fatto? Sei ridotto malissimo. La tua. Sei. Hai la barba, poi tutto raggrinzito. Sembri. Lo scroto di un cammello, scusate, ma è vero! Io sono un esperto, sono un cammellologo! SpongeBob, ti devo tirare fuori da qui! Non so come fare, però. No, quello è Gary? Non mi dire. Ah no, Gary è qui. E allora che cos'è questo? Cos'è sta roba? Questo è un altro? Che cos'è questo? È una parte di SpongeBob. No, è Plankton! Oh mio Dio! Ha cercato di scappare, forse. E il tizio l'ha visto, lo ha seccato. Che mostro, Potrick. E questo è Gary. No, Gary è morto pure. È stato inchiodato al muro. È orribile. Lui non so se è vivo, perché anche lui è messo male. Ti posso parlare? Sì, sì, forse è vivo. SpongeBob. No, non ho paura di te. Cosa vuol dire non ho paura? Non devi aver paura di te. Ah, forse lui ci ha detto hai paura di me? No, non ho paura di te. Ho paura di quell'altro. Cosa ci fai qui? Ehi, SpongeBob. Sono stato rinchiuso da quel psicopazzo. Di quello là. Gli stavo pulendo la casa. Poi come ci sono finito a pulirgli la casa? Io non lo so com'è successo. È stata una lunga giornata. Quanto tempo sei rinchiuso qui? Per ridurti in questa maniera? Cioè devi essere qui da un sacco di anni, SpongeBob. 7 giorni. Poi perché me lo dici cantando così? Come quando esce la scritta, no? 10 giorni dopo. No, sei ridotto male. C'hai 2 pomodori al posto degli occhi e tutti quei peli incarniti nella barba. Sei orribile, per non parlare di quello che t'ha fatto. Insomma, questo Potrick è peggio di Squidward. Quello lì che abbiamo giocato l'altra volta. Cosa c'è? Ah, dobbiamo ascoltare Potrick e Mr. Krabs. Cosa stanno facendo? Questo è il ragazzo, dice. Questo è... Ah, c'è... No, Potrick è triste perché stanno commerciando, capito? E quello offre di meno. Non capisco cosa vogliono comprare. Se lo vuole per metà prezzo, lui dice. Va bene, Mr. Krabs. E se ne rivanno. Questo rumore, Mr. Krabs, credo che va. Maledetto. Secondo me il commercio siamo noi altri. Cioè, vogliono vendere noi altri, capito? Forse vogliono usarci come mondine, non lo so, per pulire lì la cucina di tutti, del Krusty Krab magari. No, vai via, maledetto, io ho timore. Piange! You must sleep because you are next tomorrow.
You, hey you. Good luck tomorrow. E io non ho capito, credo che uno di noi deve essere venduto domani. Cioè ha detto tipo devi dormire perché devi essere venduto domani. E infatti noi, vedi, ci stiamo mettendo a dormire. Ma venduto per cosa siamo? Cosa vuoi? Dimmi, dimmi. Devo essere venduto domani, dovrei dormire io, però dimmi. Che schifo! Hai vomitato una chiave. Ok, allora dice che la notte Patrick dorme e possiamo scappare. Ho capito, Spongio, ho capito. Adesso dormi. Oh, ma non dovevamo scappare. No, forse, vabbè, ho capito. Dormo per essere più brillante. Non è che mi pugnali mentre dormo, no? Non ci si può mai fidare di nessuno qui, eh? Bisogna avere gli occhi davanti e dietro. Però noi ci fidiamo di SpongeBob, perché poverino sta messo... Oi! Oh, cosa... Oh no, è già tornato, maledetto! SpongeBob! No! Oh mio Dio! No! No, è stato orribile! Non voglio dire niente, io parlo! Non guardarlo più! Non lo guardare più! Non lo guardare! Che poi mi tocca censurare! Non lo guardare più! Basta! No, non ve lo faccio vedere più perché, cioè, è terribile! Questo suona! Cosa suoni? Che sarà pure copyright sta canzone! Basta! Balordo! E poi piange e suona! Oh, ancora! Basta! Non lo voglio vedere più! Mio Dio, povero Spongio! Era succo di pomodoro, eh! Allora, vi spiego quello che è successo! Perché sennò qua qualcuno potrebbe interpretare male gli avvenimenti appena accaduti. Ok, allora, come avete potuto sentire, Patrick si è arrabbiato perché voleva vendere a metà prezzo a Mr. Krab. Doveva vendere SpongeBob e me. Allora, arrabbiato, ha preso un pomodoro succoso. Un bel pomodoro, bello, grande, succoso. Ci ha sputato sopra per cattiveria un po' più, no? E l'ho attirato contro SpongeBob violentemente. Questo pomodoro, esplodendo, ha ricoperto SpongeBob e anche il muro dietro SpongeBob di succo di pomodoro rosso. Però non è sangue, è succo di pomodoro rosso. Ok? Molto fondamentale questa fase, perché altrimenti uno poteva dire pareva brutto. Ma no, era succo di pomodoro rosso. Vedete? E si vede ancora. E palesemente proprio adesso, voi non lo vedete perché sono io davanti. Pomodoro, pomodoro, succo di pomodoro, sugo passata, capito? Di pomodoro. Adesso però andiamo a uccidere Patrick, perché anche qua è pomodoro, eh. Questo è pomodoro. Questa in terra non è pomodoro, ma non fa niente, è la spatola con cui ha lanciato il pomodoro contro noi altri. Ah, Patrick. No, ha ucciso pure Mister... Perché non si è accontentato del prezzo e allora ha tirato un pomodoro anche a lui. A Mr. Krab! Mamma mia, Patrick, sei proprio un pazzo fiore di testa con quei pomodori che ti lanci. Ehi, guardate, ha la busta di danaro! Quello è il mal tolto, capite? Quello che ha rubato a Mr. Krab dopo che l'accordo è saltato. E forse, non so perché, forse perché SpongeBob era messo male. E allora Mr. Krab l'ha visto e ha detto, no, questo te lo pago la metà, capito? Sicuramente per fare i Krabby Patties. Mamma mia, è schifo, eh. Infatti lui nella cucina aveva i pezzi di SpongeBob, perché li mangiava, capito? Maledetto. E come lo uccido io, però? Non ho un'arma. E certamente non lo posso uccidere a mani nude. Questo qua è grande 5 volte me. Ah, ho capito cosa devo fare. Devo impossessarmi della spatola, no? La spatola per tirare i pomodori. Ecco qua, ecco qua. Ok, adesso, porca miseria, ti tiro un pomodoro enorme, ti tiro. Sei pronto, maledetto? Eh? Questa è per vendicare SpongeBob e Gary e anche Plankton. Come si fa? Forse da questa parte devo vederlo bene. Se no gli tiro il pomodoro male poi. È un casino. Ah! Ma ha gli occhi aperti. Vabbè, ma sta dormendo. Prendi questo! Come si... Prendi questo! Non so come si fa. Prendi questo! Boh. Come lo... prendi questo, maledetto. Ah, avevo una torcia per tutto questo tempo, non l'ho usata. Prendi questo, prendi questo. Oh. Che devo fare? No, la luce. Ah! La spatola per pomodori, eh. Prendi questo. Pomodoro, eh. Questo è... Così. Ma questa è una musica, secondo me, è copyright un bel po'. Non lo so. Vabbè, io ci parlo sopra in modo tale da annullare l'effetto copyright.
vi è piaciuto questo gioco? A me ha lasciato un po' interdetto, vi devo dire la verità. Quello di Squidward, Sinister Squidward, mi era piaciuto di più. Fatemi sapere nei commenti quale tra questi due giochi paurosi era il vostro preferito. Ehi, c'è un finale alternativo? Niente, no, era il capitano lì, che vive in una papera sotto il mar, SpongeBob SquarePants. D'accordo, per oggi è tutto. Grazie di aver seguito il video e Lion out!